Andiamo, va. Oh, non gli ho fatto niente, oh. Lo dovevo aiutare. Sì, come no. Oh, ma che dopo il tossico ti lasci incastrare dall'invisibile? Scusami, secondo. Ho un amico che ha un po' lo stesso fenomeno tuo. Scompare. Dario, Roberta. Piacere. E lì c'è Massimo, però adesso è invisibile. Non sei come gli altri. Non mi ignori. In realtà è interessante, ma io non li contrappongo, perché penso che soprattutto nella recitazione cinematografica l'attore debba un po' farsi trasparente nei confronti del soggetto, dell'argomento, del personaggio che sta interpretando. In questo caso si trattava di spingere fino all'invisibilità e non alla trasparenza, quindi è un mettersi da parte per cercare di far parlare quello che il film vuole dire. E quindi io mi sono preparata così, in questo senso, cercando di comprendere il film, di comprendere questo mondo, il mondo di questi due ragazzi, di Pietro Reggiani. E diciamo, la cosa positiva di essere anche produttore è che abbiamo messo nel film tutto quello che pensavo servisse, quindi diciamo sarebbe stato... Diciamo, sono tutti soldi investiti, ecco, quello sì, è che diciamo, se avessimo avuto qualcuno a bordo, una televisione o qualcosa, il film già avrebbe avuto un suo pacchetto. Adesso il film dovrebbe recuperare i soldi in sala, il che è molto difficile, però chi lo può dire. Però no, dal punto di vista produttivo credo che non ci siamo fatti mancare nulla, e questo è stato una... Cioè, quando dico che abbiamo girato 9 settimane è una cosa molto piacevole, perché è raro poterlo fare, insomma di solito si fanno in 4, 5, 6 settimane, già uno è considerato fortunato, 9 è fortunatissimo. Non so, forse per una volta mi piacerebbe essere al centro dell'attenzione. Non credi che questo sia il limite della tua generazione? So solo che se nessuno mi dà attenzione divento invisibile. Che cosa se potessi scomparire e ricomparire su un set con un... regista e degli attori, dove ti ritroveresti? Tarantino. Mi piacerebbe moltissimo. Ho sentito ora la prima reazione al cinema dei piccoli. La sala era piena di giornalisti e di critici e c'era molto interesse, ridevano, sono stati dietro tutto il film, che è particolarmente introverso e allo stesso tempo paradossale, ironico. Io credo che avrà molto successo. In bocca al lupo, La dolce arte di esistere. Massimo. Succede anche a me, sai, di annullarmi per amore. Tipico di una donna. Io ti guardo. Medicina e invisibilità.